estrema sintesi in conclusione, D'Agostino toccava secondo me quello che è stato un punto fondamentale di questa trasformazione, quello su cui all'epoca abbiamo anche in qualche modo portato in squadra convincendolo il ministro Del Rio. Trieste non era un porto che faceva concorrenza ad altri porti italiani, no? Era un porto che aveva e ha una vocazione unica e come tale andava sostenuto, cioè un porto veramente al servizio di un'economia globale e quindi di flussi in grandissima prevalenza, internazionali, ed era l'unico porto italiano che potesse avere fino in fondo questa caratteristica. È stato possibile sicuramente grazie a Zeno D'Agostino in primis e aggiungo a Mario Sommariva, prima Patuanelli ha strappato un applauso, è diventato furbo, Andrea, no? Ha strappato un applauso facile augurandosi, ma ce lo auguriamo tutti, no? Che rimangano più a lungo possibile, no? Oggi sembra parlare della preistoria, ma non erano tanti anni fa, Qualcuno mi spiegava che il presidente del porto lo dovevo indicare in base al fatto che conoscesse il territorio triestino. Cioè uno potrebbe pensare allo Schmitze oggi, no? Quando parla del territorio triestino. Non che dovesse avere un orizzonte, una professionalità e un orizzonte capace di mettere Trieste in un crocevia di traffici e di interesse europeo. Una preistoria che è datata 4 anni e qualche mese fa, e facciamo in modo di non ritornare alla preistoria. Io ringrazio tutti, ringrazio in particolare l'assessore Pizzimenti, perché abbiamo anche così nella sede consigliare, ovviamente abbiamo anche dibattuto così, e dibatteremo ancora, io vi presenterò ancora qualche conto, no? Perché poi prima quando guardavo il flusso fiscale a vantaggio della regione vicino ai 280 milioni di euro, dividevo per i 6 milioni di intervento sulla logistica del 2018 e dicevo sono 46 milioni di tasse che rientrano per ogni milione che si dà. Quindi più la regione investe nel porto di Trieste anche in prospettiva, più incamererà di tasse. Però ecco, lo ringrazio perché ci tenevo anche, lui ha accettato di buon grado un confronto evidentemente in cui ha sentito anche quanta passione c'è a Trieste in maniera assolutamente trasversale attorno a questa straordinaria opportunità che abbiamo tutti insieme rilanciato. Un'ultima battuta, scusatemi, questa iniziativa resa possibile dal fatto che esiste un'associazione totalmente autofinanziata dai soci, molti sanno che ne ha fatte diverse di iniziative interessanti, abbiamo fatto anche scorrere un po' di storia, per cosa? Per invogliare evidentemente gli iscritti a rinnovare l'adesione, ma su quello siamo abbastanza convinti, ma per rinnovare anche altri che trovano utile il lavoro che fa Luoghi Comuni a darci una mano, in modo che spinte e iniziative di questo tipo che guardano all'esclusivo interesse della crescita della nostra comunità, del suo benessere economico e sociale, possano insomma animare la vita cittadina anche in futuro. Grazie e buon fine settimana a tutti.